Benvenuti a una nuova puntata del GC in Italia Racing Show. Ieri si è concluso il Giro d'Italia e andiamo ad analizzare che cosa ci ha detto la Corsa Rosa. Iniziamo la puntata. Verona incorona l'australiano Jay Hindley. È il primo australiano a vincere il Giro d'Italia. Aspettavamo il suo affondo da più giorni, si vedeva che Hindley aveva qualcosina in più rispetto a Carapaz. Sicuramente si è fatto attendere, eravamo appunto in molti ad aspettare un vero e proprio affondo, perché abbiamo visto più volte scatti sì, ma molto brevi. Sappiamo bene che per fare la differenza, staccare gli avversari, bisogna fare affondi molto più lunghi, quindi attaccare sì, scattare, ma poi mantenere il ritmo elevato. Probabilmente ha preferito Hindley, con magari anche la tattica di squadra, aspettare la salita che avrei fatto più male, quella appunto del Fedaia. Alla fine sono stati decisivi gli ultimi 3 chilometri di questa terribile salita. Hindley ha sfruttato nel miglior modo l'aiuto del compagno di squadra Kemna, che si era staccato dalla fuga e aveva aspettato il proprio capitano per aiutarlo nell'affondo decisivo. Durante l'accelerata di Kemna, Carapaz ha perso contatto e quel punto è stato il momento per Hindley di scaricare gli ultimi watt rimasti per provare a creare più distacco possibile. Carapaz è affondato completamente, ha tagliato il traguardo con 1 minuto e mezzo circa di distacco dal rivale. Quegli ultimi 3 chilometri sono stati decisivi per decretare il vincitore di questo Giro d'Italia. C'è stato grande equilibrio per quest'ultima settimana e a me è venuto da pensare che forse sarebbe meglio tornare a introdurre cronometro più lunghe. Basterebbe anche un cronometro da 40-50 km, in modo da creare un distacco deciso, un distacco importante tra i migliori e costringerli così a rischiare qualcosa di più, attaccando, rendendo magari la corsa dura nelle tappe più favorevoli. Non mettere cronometro lunghe in casi di equilibrio come appunto questo Giro d'Italia porta i corridori ad essere molto più attendisti e ad aspettare praticamente l'ultimo giorno per fare l'affondo decisivo. Detto questo, io non voglio mettermi nei panni dell'organizzatore, che già Begni riceve critiche costantemente, perché è difficilissimo accontentare tutti ogni anno, anzi diciamo è impossibile, diciamoci la verità. Al terzo posto chiude in classifica Mikel Landa. Ci si aspettava qualcosa di più per quello che riguarda gli attacchi, speravamo di vedere un qualche rischio in più nei momenti decisivi, probabilmente non c'erano le gambe per farlo. Al quarto chiude Vincenzo Nibali. Cosa possiamo dire di questo ragazzo che alla sua dei 38 anni chiude la sua carriera al Giro d'Italia, la carriera la chiuderà poi al Giro di Lombardia, con una grande prestazione. Sicuramente non è il Nibali degli anni d'oro, gli anni passano anche per lui, si è difeso alla grande, ha fatto vedere di essere ancora in grado di competere per una top 5 in un grande giro, roba non da poco. E altro corridore che mi ha stupito considerando l'età è Domenico Postovivo, che a novembre compirà 40 anni e che ha chiuso all'ottavo posto in classifica, nonostante le ammaccature del passato e la recente caduta che l'ha condizionato nelle ultime tappe del giro. Comunque un ottimo ottavo posto per il posto che non ci ha ancora detto se continuerà a correre anche il prossimo anno. Secondo me farà altre 2 stagioni, non so, così a naso continuerà ancora. Per quello che riguarda la classifica, da segnalare Juan Pedro Lopez, il giovane della Team Trek Segafredo, classe 97, dopo aver preso la maglia nella tappa dell'Etna e dopo averla tenuta per tanti giorni, è riuscito a non crollare e a chiudere al 10° posto.
sarà una bella scommessa per il futuro e staremo a vedere se riuscirà a dare continuità a questa prestazione e magari puntare anche a qualcosa di più grosso per quello che riguarda la classifica generale dei grandi giri. Ma oltre a Vincenzo Nibali e a Domenico Pozzovivo, com'è stato il giro degli italiani? Ci abbiamo messo un po' a sbloccarci per ben 10 tappe, siamo rimasti a bocca asciutta. Poi ci ha pensato Alberto Dainese con una volata perfetta a aprire le danze per il tricolore, vincendo la tappa con arrivo a Reggio Emilia. Ha vinto Stefano Oldani, è riuscito a conquistare il successo Giulio Ciccone e in questa ultima settimana Alessandro Covi, nella tappa, quella decisiva della Marmolada sul Fedaia, ha fatto un numero da capogiro, ha lasciato per strada i compagni di fuga sul Pordoi e si è involato tutto solo verso il traguardo. Sicuramente l'abbandono di Joao Almeida per Covid gli ha dato il via libera, quindi la possibilità di fare questo numero. Ci piacerebbe vederlo sicuramente provare in futuro a fare qualcosa per se stesso, per quello appunto che riguarda la classifica nei grandi giri, vorrei vederlo alla prova. Comunque intanto ci ha regalato un numero che ricorderemo a lungo. Poi, in chiusura, Matteo Sobrero, che ha vinto la cronometro di Verona con una performance da favola. 5 vittorie totali per gli italiani. Una bella risposta a chi diceva che il ciclismo italiano è morto. Non è ancora morto, ragazzi, sicuramente ci manca un uomo importante per le grandi corse a tappe. Ci vorrà pazienza, non arriverà il prossimo anno, però speriamo e noi veramente abbiamo fiducia che arriverà questo uomo da grandi corse a tappe. Menzione speciale per l'olandese Mathieu van der Poel. Si è presentato al suo primo Giro d'Italia vincendo subito la prima tappa in Ungheria e vestendo la prima maglia rosa. Ogni giorno si è battuto nelle tappe adatte alle sue caratteristiche per conquistare il successo, ma non solo, ci ha provato anche nei tapponi dolomitici, attaccando da lontano con fughe più o meno numerose. L'abbiamo visto poi magari saltare in prossimità dell'arrivo, ma è incredibile come aveva sempre buttato il cuore oltre l'ostacolo. Per me Van der Poel è, non so, è l'essenza non solo del ciclismo, ma dello sport. Cioè, per lui conta dare il massimo, divertirsi, ma soprattutto far divertire gli appassionati. Tra l'altro, dopo il Giro d'Italia, in cui ha speso tantissima energia attaccando tantissime volte, ha chiuso l'ultima tappa, la crono di Verona, al terzo posto. Voleva provare a vincere, ha fatto una cronometro a tutta, però ha trovato due corridori più forti di lui. Menzione finale ovviamente per le maglie di leader, la maglia ciclamino se l'ha giudicata Arnaud Demar, il francese ha vinto tre tappe, maglia di miglior giovane a Juan Pedro Lopez, mentre la maglia dei campioni della montagna la porta a casa l'olandese Bowman. Ride London Classic, breve corsa a tappe femminile di soli 3 giorni e dominio incontrastato di Lorena Vibes, che ha conquistato ben 3 tappe su 3. Nella prima Lorena ha battuto la nostra Lisa Balsamo, Emma Norsgaard, Lotte Kopecky e Vittoria Guazzini. Nella seconda ha avuto la meglio su Marta Bastianelli, poi Emma Norsgaard, Lotte Kopecky, Chiara Consonni. E nella terza e ultima frazione, ancora a fare le spese, è stata Elisa Balsamo, poi Kopecky, Consonni e Barbieri. In classifica ha preceduto appunto Elisa Balsamo, Emma Norsgaard, Kopecky e Consonni. Tour of Norway, passiamo da un dominio all'altro, questa volta il dominio è del belga Remco Evenepoel, che ha vinto 3 tappe su 6. Per lui salgono a 8 i successi stagionali, numeri importanti già considerando che non siamo ancora a giugno. Evenepoel ha conquistato il successo davanti a Jay Vine e Luke Plapp. International Lotto Thüringen Ladies Tour, successo in classifica di Alexandra Manley davanti a Marta Lack, Femke Gerritz, Silvia Zanardi e Ricarda Bannenfeld.
Chiudiamo con la Boucle de la Mayenne, breve corsa a tappe francese che ha visto il successo di Benjamin Thomas del Team Cofidis davanti a Benoît Cofroy, Alex Aramburo, Julien Simon e al nostro Marco Tiffa. Vi ricordo che su GCN Plus domani potrete vedere il Mercantour Classic, gara di un giorno uomini elite, poi il Giro del Delfinato dal 5 al 12 giugno, Bruxelles Classic 5 giugno e Women's Tour dal 6 all'11 giugno. Siamo arrivati alla conclusione di questo Racing Show. Se il video vi è piaciuto, vi ricordo di mettere like, commentare. Non mi resta che dirvi arrivederci alla prossima puntata. Ciao!